La maledizione continua. L'Alpignano si conferma stregato per la Biellese. Lo scorso aprile i torinesi espugnarono il sintetico di corso 53esimo Fanteria e fecero perdere la promozione ai bianconeri. Quest'anno riescono invece a strappare uno 0-0 inspiegabile per gli episodi. Nel primo tempo la Biellese dovrebbe dilagare, invece l'Alpignano la scampa tutte le volte. Namad in corna alto dopo 4 minuti. Poi al quarto d'ora Secca coglie una traversa clamorosa. Qualche minuto dopo è Marra a sparare addosso al portiere torinese. Martino, altra occasione enorme. Intorno alla mezz'ora accade di tutto. Secca si fa ipnotizzare ancora. Sulla ribattuta Franchin trova la parabola giusta, ma la retroguardia azzurra salva sulla linea di porta. Non è finita, l'assedio continua. Jamal manda alto un altro colpo di testa. Le palle alte hanno visto la Biellese dominare per tutti i 90 minuti. Poco dopo Papa manda altissimo un tiro da centro area su azione costruita dalla destra. Nel finale di frazione c'è ancora spazio per un'occasione. Nel secondo tempo la Biellese cala e l'Alpignano si chiude e difende meglio. Lo squillo principale arriva al 90esimo quando Romano, di testa, tanto per cambiare, costringe Martino a superarsi. Dovevamo aprire un pochettino di più gli spazi, non li abbiamo aperti come dovevamo ed è venuto fuori una partita così, un pareggio che ovviamente non volevamo, ma fa parte del calcio, non c'è niente di cui allarmarsi, insomma. L'anno scorso hanno fatto peggio, l'anno scorso hanno vinto e abbiamo pareggiato di là, quindi abbiamo fatto un punto su due partite, insomma. Vediamo un pezzo adesso, poi vediamo. Insomma, il campionato è lunghissimo, dobbiamo dare continuità al lavoro, è ovvio che tutti volevamo qualcosa di più, ci aspettavamo qualcosa di più, però al primo tempo 4-5 occasioni troppo importanti per non fare il gol. Troppo importante, bisogna avere una cattiveria negli ultimi 20 metri diversa. I ragazzi stanno lavorando bene, continuano a lavorare bene, settimana danno quello che devono dare, danno tutto. È ovvio che le partite poi in un certo senso vanno per un'inerzia, che se tu riesci a seguirla, a farla andare come vuoi tu, poi si mettono in un certo modo. Purtroppo il gol non l'hai fatto e secondo tempo è tutto in salita. Loro l'hanno addormentata benissimo. Penso che avevamo giocato tempo effettivo 12-13 minuti, tempo effettivo del secondo tempo, sono stati bravissimi. Tempo di recupero era bassissimo, ma non sono alibi, non vogliamo cercare alibi, non è sicuramente nel mio carattere. Dovevamo fare gol il primo tempo, quello sì. Poi qualcosina anche il secondo l'abbiamo avuto, ma primo tempo si deve sbloccare questa gara, non ci sono dubbi. A Borgaro il Cossato difende con ordine ma incappa nell'ennesima sconfitta di questo tribolato avvio di stagione. Il giovane 2006 torinese Greco trova il gol vittoria a metà ripresa con un tiro dal limite in mezzo a una partita contratta ed equilibrata. L'ennesima beffa per i Blues, ancora ultimi in classifica. C'è tempo però per recuperare.